Ciao a tutti e benvenuti in un In un nuovo nuovo. video della Space Family, papà! Mamma, ma che Ciao! ci fai qua? Ma La mamma mi ha cresciuto, mi ha annaffiato. come fai a essere E così sono così alto? alto, papà! Ma mamma! Prima che inizi la sigla, prima, devo dire solo una cosa. Oggi io sono stato obbligato. Oggi io sarò incinta. Incinto! Incinto. Siamo tornati qua a casa nella Space House dopo qualche giorno di assenza. Ci siamo un po' sistemati e Esatto. siamo qua. Dato che sapete, come avete visto gli altri video, Siamo se stati non a l'avete Londra, visti, andate a Inghilterra, vedere il primo viaggio di Mamo all'estero. sull'aereo. Abbiamo fatto un po' Esatto. di esperienze, Esatto. giusto, mamma? E adesso. Siamo qua. Prima ho detto una cosa. Praticamente, sapete che lui è Martino, è Io sono nostro. Sara. Tu sei Sara e io sono Valentino, quindi piacere a tutti se non ci conoscete. Siamo una famiglia, ok? Ogni tanto pazza, pazzerella, eccetera, eccetera, ma in realtà siamo responsabili, quindi se vedete dei video Molto un po' pazzi responsabili. è solo perché ci divertiamo, ma poi siamo super responsabili, forse anche fin troppo. Lui è nostro figlio, Esatto, è lei. mamma. Ciao a tutti amici, sono anch'io qui. Mi chiamo Martino e ho 7 mesi. Lei, per concepire Martino, è rimasta incinta, ok? Dopo che io e lei abbiamo fatto l'amore, dopo che il nostro amore si è unito, Hai detto ai bambini come si sì, fanno? due persone che si amano tanto fanno bidi 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 boom, Ah, e ti cresce, inizia a crescere un pancione, esatto. ok? E quindi questo pancione te lo sei portato avanti per 9 Lunghi lunghi mesi, mesi. dove Grattami il naso, non ci sputiamo. questa testina di anguilla cresceva dentro. Prima era così, poi così, poi così, poi sempre più grande. A un certo punto, È diventato grande quanto un quanto un cocomero. cocomero, infatti c'è un'applicazione che noi Sì. usavamo, Sì, però il cocomero è proprio scientificamente provato che il cocomero, la però grandezza di un cocomero medio, quando il bambino ok? ha 8-9 mesi, mi Quando il sembra, bambino ha 9 8-9 mesi, mesi è grande e pesa ugualmente, come un proprio scientificamente cocomero. provato, come un cocomero medio. Esatto, quindi ha pensato la signorina, visto anche la vicinanza, ad esempio con la Sabri Gamer, che è prossima al Sabri, ti parto, aspettiamo, e noi abbiamo già detto che Vogliamo andremo sotto sapere. l'ospedale con gli Sì, no, lo striscioni, facciamo, piccolo lo D. Certo, facciamo. Sì, però andremo. ci devi chiamare subito, Sì, sì, immediatamente, dopo sì. la prima chiamata del Sì. Quindi maestro. cogliamo l'occasione per fare tanti auguri per questa fine della gravidanza alla nostra Esatto. amica. Ma oggi, visto e considerato tutto ciò, lei mi ha detto: visto che non hai provato i dolori del parto, perché c'è una cosa che li fa provare, ma magari in Infatti. futuro, se verrò obbligato, lo farò. No, 20.000 like no, 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 proverà no. i Alla dolori pro. del No, no, parto. no, forse prossimo figlio. Forse. Ma oggi, banda alle ciance, siamo qua perché oggi io proverò a stare come una donna incinta. Capito? Approverò, vivrò una giornata come una donna incinta. Sì, ma devi Quindi, fare tutto quello che facevi, cioè che tutto, tu mi facevi prima. dirai cosa devo fare e io lo faccio. Va Quindi bene. adesso ci muniamo semplicemente di un cocomero tondo tondo che voleva essere il più grande del mondo, Che voleva guardatelo. tutti quanti superare, con le mani iniziò a ballare. E Tigidida, cocomero con ancora il prezzo, pagato 5,15 euro. bonus cocomero, poi se lo mangiamo. Va bene, Quando partorirai, cocomero, però. quando partorirò il cocomero, quindi lo apriamo e partorì Partorisci. forse un po' troppo. Ah, cocomero e tre pellicole, qua dentro ci sono delle pellicole, lei mi incelofanerà tutto e andrò tutto il giorno in giro con il Ma non cocomero. abbiamo detto una cosa, Cosa? che Mamo ha Mamma? ufficialmente Ufficialmente? il fratellino! La Ciao, fai la sorellina! cara, Ciao, la sorellina! sorellina! Dai, bacia Bacia, sorellina! Oh, gli sorellina! piace già, sorellina! Sappia La pizza! proteggerai sempre, la sorellina! Vabbè,
Ragazzi, io direi di incelofanarti. Se volete vedere questa sofferenza, mettete subito like a questo video, perché mi ha obbligato, mi farà malissimo la schiena, soffrirò tantissimo. Io per 9 mesi. Ma lo faccio per lei e tutte le donne. Per 9 mesi con tutto sto peso che ti stai a portare addosso. Già mi pesa. Pensa. Va bene, iniziamo ragazzi, andiamo a incelofanarmi. In vista. Perfetto, vai, incelofanami. Io mi tolgo la maglia. Via. No, il peso no, caro. Il peso deve andare giù. Come così. Un bambino reale, eh sì. Così? Ok, sì. Turn around, looking for the sea. Secondo te tiene sta roba? Iniziamo. Vediamo se tiene sta roba. Allora, tu tieni, alza il braccio. Terrà o non terrà? Se lo senti potente? Madonna. Alza, braccio. Viene da soffiare già, come una donna. Madonna, Madonna, amore. Vai, vai. Amore. Gira la ruota. Yeah, yeah. Dio, fa girare la testa a me. Oddio. Sembra la fascia della gravidanza. Eh sì, è tipo. Oddio. Uomini, fate anche voi questo per le vostre donne. Non tiratevi dietro. Provate anche voi cosa significa tenere un bambino dentro la pancia per 9 lunghi mesi. O anni. Anni, 9 anni nella pancia, ti immagini? Quanto grossa diventa così. Pensa che io stavo 9 mesi così, eh? Ma lo ricordo, c'ero anch'io, Oh, tiene? Tiene sì. Va bene. Ed eccoci qua, classica mattinata da donna incinta. Devi semplicemente alzarti dal letto. Allora, quindi mi sdraio. Sì, okay. No, quello. Oh, oddio santo. Piano, 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 piano. Vai. Oddio tesoro piccolo. Ma quello è più facile, stavo dicendo. Più o meno. Ok. Oddio, no, riesco a sdraiarmi. C'è? Riesco a sdraiarmi. Come non riesci a sdraiarti? Devi sdraiarti, ok. Non c'è il cuscino per la gravidanza? Sì, ma in questo momento non c'è. Tu devi essere pronto a tutte le situazioni. Non è che io quando andavo in giro trovavo sempre i cuscini della gravidanza, certo. Quindi devi... Certo, certo. Tu sei comodo così, a me non sembra, perché qui sei... Sì, infatti posso. Devi scendere. Non riesco. Dai, amore, devi farcela. Qua. Ok. Non ho bisogno. Ok, adesso? Adesso devi alzarti dal letto, ovviamente, perché è mattina, sono le 8 e una donna si alza. E la prima cosa che fa? Devo fare la pipì. Qual è stata la frase che ti ho sempre detto da incinta? Vado a fare pipì. Vado a fare pipì. Anche alle 3 di notte, 2, l'una. Vai. No, io dormivo di là, perché tu sei maschio e dormi intanto. La donna si deve alzare per andare incinta, non è che io ogni volta vado in bagno e ti sveglio. Vai. Oddio. Devi farcela senza il mio aiuto. Vai amore. Questo piede sciangato. Vai. Ti tenevi la pancia così? Sì, perché ti pesa, lo senti che ti io pesa lo sento, giù? Infatti sento che mi pesa tantissimo. Ok. Tesoro, non mi tende neanche mai. Mi capisci adesso, amo, come stavo? Madonna, per favore? Ma cavolo è possibile? E siamo solo all'inizio, Dai. Oh, com'è? Mi fa già male la schiena. Lo so, ti tira tutto, vero? Ok, devo dire che per alzarti dal letto ti do un 7, va bene, dai. Va bene, 7. Volevo darti il 6 in realtà, ma non fa niente. Comunque, adesso proviamo, dato che una donna anche incinta si alza, va in bagno ovviamente, quindi prima di tutto andiamo in bagno. Devi fare la pipì. Devi fare la pipì, non tutte le donne incinte fanno la pipì adesso. Andiamo, dai. Bo-bom, 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 bo-bo-bo-bom, bo-bo-bo-bom. Qualcosa mi dice che tu cammini uguale a me, eh? Mi ricordo. Mi ricordo, veramente, te lo ricordi? Mi ricorda qualcuno questa cosa. Ah, sì, eh? Sì. Mi prendeva in giro dicendomi bo-bom, bo-bom, adesso gliela faccio io! Non l'ho mai fatto, mi dissocio. Mi ha fatto il TikTok, il reel con la canzone "A piace", com'era? Vabbè, mangiavi un bisonte. A piace la Nutella, gelato Gavan e merendine. Amore, devo fare la pipì, mi assistenti? Vai! Ok, eccoci qua. Io direi che devi sederti.
Com'è stare sul water con la pancia che ti cade lì sotto? Com'è? Allora, un sollievo perché sei seduta. Ok. E quindi sono seduta e sto meglio perché mi stai... Però solo il pensiero che io mi devo rialzare è tosto. E qui sotto, questa parte a noi donne incinta pesa molto qua, perché comunque adesso spinge sulla vescica, infatti... Fabiana, mo! Infatti va sempre male qui sotto. Quindi adesso direi di alzarti, amore. Vai. Come è stato alzarsi? Dopo un po' la schiena, cioè, se stai tutto il giorno a fare movimenti così, ti distrugge. Lo ora so. Per lavare. Oddio. Eh sì, devi lavare. Sì, è così, eh. Lavati la pancia. E lavati la pancia. Non lo faresti se fosse la pelle tua, figlia, è troppo fredda l'acqua. Ok. Ok, tornati in camera. Sta ancora arrivando il donno incinto. Ok. Adesso devi provare a prendere, perché devi vestirti, cioè una donna incinta si veste, non è che siamo esseri sovrani. Sì, devi prendere una cosa in basso, perché ci sono anche dei momenti in cui la donna incinta non riesce a prendere le robe in basso. Perché può capitare che una maglietta sia proprio quasi per terra. Ok. Vai. Mi fa male. Lo so, amore, lo so. Ne so qualcosa. Hola, hola. Guardate invece io adesso quanto sono secca. Sì, ma io sto faticando e tu si inquadra lei, guarda come sono secca. Vai. Sì, io sto soffrendo. Ah, vabbè, hai scelto una buona posizione per abbassarti. Ti fa male la schiena? Di solito a me faceva sempre e sempre malissimo. Ma qua mi faceva male botto qua. Inizia già a farmi male. Sì? Puoi per mettere i pantaloni. Vai, mettiteli. Bravissimo. Ti ricorda qualcuno, amore? Oddio. Ti ricorda qualcuno? È devastante. Dai, amore, devi farcela però. Amo. Lo so. Era io che facevo tutti i giorni così? Primo piedino. Secondo piedino. Cerca di essere più veloce però. Amo. Vai. Io ero così lenta? Ho capito, ma tu. Sei tu. Bravissimo. Ti piace, noi mi mantenere con i carni. Bello, bellissimo. Allora mi sdraio. Ok, che meno i carni tutte bene. Ok, ora ti sdrai, bravo. No, schiacci il bambino. Tu sei pazzo. Sei pazza, schiacci il bambino. No, mo, stai schiacciando palesemente il bambino, lo stai uccidendo. Il battito cardiaco si sta rallentando. Vuoi salvare Luna? Non riesco. Salvala. Non riesco ad alzarmi. Vai, gira, buttati sulla sinistra. Vai. Non proprio così. Tesoro, io sto a letto tutto il giorno, oggi non faccio niente. Madonna. E invece lui ha la fortuna di avere una ragazza che ha fatto tutto quando era incinta, tutto, qualsiasi cosa io l'ho fatta, stando ovviamente attenta, però io ho fatto tutto, non mi sono mai lamentata e non mi sono mai presa un giorno a letto. È vero o no? Vero. Quindi ora mi capisci? Sì, ma sei la migliore del mondo. Oddio. Per fortuna questa ce l'hai solo l'ultimo mese. No, il peso è uguale anche all'ottavo. No, non è uguale. Il peso all'ottavo, è uguale dall'ottavo. Per due mesi, così. Che altro potevi fare? Adesso, dopo che sei andato in bagno, ti sei vestito, ti sei un po' sdraiato, ti rialzi e andiamo di là. Peccato che le ragazze non possono fare qualcosa che devono fare anche i maschi. Guardatelo, guardatelo, una balenottera che sta cercando di arrivare al suo divano. Dovete sapere che di solito in una casa ci sono anche delle scale. No. Quindi che siano del portone o che siano interne, comunque una ragazza incinta, nell'arco della sua gravidanza, trova anche delle scale, che siano a casa, che siano fuori, che siano dell'ufficio, che siano... Ci sono le scale, esistono purtroppo, quindi... Amore, prego, fatti la scalinata, quella che io mi facevo ogni volta per andare a dormire. Va bene. Quante volte me la facevo quella scalinata? Va bene.
Sono io quella incinta e rompi le scatole tu pure adesso. Credibile, sono incinta e non hai rispetto. Ma perché un calzino sì, un calzino no? Perché qua mi fa male capire. Non hai rispetto per me, ok? Vai. Cioè, sono senza. Somente gatto. Io sono senza. Dai. Delle volte hanno ragione. Quanto parla? Quanto? Dai. Vai. Devi arrivare su, amore. Ci fa male i polpacci. Eh sì, ma devi arrivare su. Ok, ora riscendi. Pronto, polizia, mio ragazzo. Credo che alla mia prossima gravidanza lui avrà molto più riguardo verso di me, vero amore? Io avevo riguardo. Sì, ma adesso ne avrai? Sì. Molto di più. Vai, più veloce, amore. Bravo, bravo. Oh, bravo. Ok, ora, vabbè, diciamo che puoi anche poltrire davanti alla televisione. Non voglio farlo poltrire. Quanto a lui. Parli? Oh. Oddio, ma non c'è un modo per... Aspetta. Vai. Meglio. Oh, meglio? Mi prepari un pranzetto. Ma non tutte hanno questa fortuna di avere un ragazzo vicino. Quindi dovrei prepartelo tu il pranzetto. Che giornata di me. L'unico modo per vendicarmi è? Facciamo un altro bambino. Così devi rifare la gravidanza. Vuoi essere la madre dei miei figli bis? Comunque, io... Voglie di... Ho voglie. Ho no, voglie. Non valgono le voglie. Ho voglia... Avrei proprio voglia di una banana. Mi prendi una banana, tesoruccio? Tesoruccio, una banana, grazie. Ah, devo fare come te? Ma aspetta, mi sono girato. Ma quante voglie c'hai? Mi sono girato 12 supermercati per te. Guarda, lo sto bisonte. A banana, vola la banana. Eccola. Un bananozzo. Ecco, mio amore della mia vinta. Ah, fammi. Anche la tua banana. Ah, grazie. È gelato. Sì. Ma che fa male al bambino? Smettila. Amore, oh, non tira gli schiaffi alla luna. Amore, mi guardo... non gli tirare. Mi guardo un po' di video del parto, delle altre donne, perché sono curiosa. Guardiamo. 16 anni incinta, il nostro parto, la nascita di Martino. E la nascita di Mamo. Ma fammelo guardare un po' questi due bei fanciulli. Dovete sapere che quando io ero incinta obbligavo praticamente Vale a guardare tutti i giorni il parto delle donne. Sì, ma proprio quello lì che si vede tutto, capito? Non censurato, perché volevo prepararmi psicologicamente a ciò che avrei passato. Pure il giorno prima del parto si guardava i video delle altre donne che partorivano. Sì, è vero. E dovevo guardarli anch'io. È vero. E la sera prima che nascesse Martino siamo rimasti svegli, le ultime due notti anzi, siamo rimasti svegli 24 ore su 24. Quindi io ho partorito stanchissima, con due giorni senza sonno, senza dormire e senza acque, quindi... Dai. Quindi immaginati, peso, ok? Peso, voglie, dolori, crampi, parto. Cosa stai per passare? Sono distrutta. E non sei... Raga, e non è nemmeno guarda, mezz'ora? Guarda. Mamma, ma non si vede niente perché la TV bugga. Quella è la mia pancia, era così. Eccomi. Comunque non si vede niente, ma se volete vedere ma questo video... Ma guarda che faccia rotonda che avevi. Dai, amore. Mamma, che un cocomero avevi in faccia. Guarda, ero, guarda, così eri. Sì, ma dato che non si vede, stavo dicendo, per chi vuole vedere il video del parto che stiamo guardando in questo momento... Vi lascia in scheda il video del parto. Dategli un bacino. Mua. Un altro bacio. No. Un altro bacio. No. Fuffa. Ah. Dove sta la mamma? Ah. No. No, che vuoi? Non puoi. Ma che vuoi? Ma non puoi. Perché? No. Perché non posso? Non puoi mangiare il salame. Sì, no.
Uccidi, fai venire la salmonellosi al bambino. Ma come si fa a stare 9 mesi senza salame? Tutti alieni. Veramente stanno 9 mesi senza salame? Sì. È follia. Non si può vivere senza salame. Lo so. Non è emozioni è data. Ma pure che la buccia. Ma fai schifo. Posa sto salame. Vabbè, sono incinta. No, caro. No. Va bene quest'acqua incinta? Sì, Rocchetta. Ah. Pulisce dentro e ti bura fuori. Plin plin. L'acqua della salute. Hai fatto la plin plin? Ah, devo andare a fare la pipì. Devo andare a fare la pipì ancora. È la 12ª volta. La cosa più bella di una donna incinta e di una gravidanza è quando ti butti dentro l'acqua per farti la vasca. Cosa? Quindi adesso vieni con me in retro fronte e andiamo a fare la vasca. Amore, ma che dici? Siamo arrivati al punto più bello di questo video, perché a me faceva impazzire, raga, fare la vasca. Quindi adesso prepariamo un bel bagnetto con la spuma di champagne dentro quella vasca a Valentino, il ragazzo incinto. Andiamo. Ma adesso io direi, oh, che bel vento. Sembra che sto tipo andando. E voilà! Eccola qui, la sua vasca con la schiuma. E adesso direi di chiamare il diretto interessato, Valentino Bisagno! Forza! No, sto sul divano, sto forza. Così bene! Sto così bene sul divano! Forza! Vabbè, andiamo! Andiamo! Oh, che carina, ma mi ha preparato la vasca. Comunque chapeau a tutte le donne. Io solo qualche ora che sono così. Devastante davvero. Cioè, mi fa male la schiena, mi fa male tutto. Facciamo il bagno, dai. Così. Mica in braccia. No. Chiaro, mi fa male tutto, dai. Mi fa male tutto. Un bacio. E così ce lo davamo. Dai un bacio a me. Noi ce lo davamo veramente così, il bacio, guardate. Marina, un bacio. Oh, lui faceva così. Oh, non c'è niente. Ti sono invertiti i ruoli oggi. Amore, è pronta per te. C'è un pantaloncino sotto, questa base, sparcaccione. Ah, oddio, ma non mi dai una mano a entrare in vasca, tesoro? No, ti do una mano a uscire dalla vasca. No, è il ragazzo più bello del mondo. Con la pancia. Sì, però sei il più bello del mondo. Adesso. Chi? Ce ne sono almeno 3 più belli di me. Chi? Martino. Il figlio di Martino e il figlio ancora di Martino. Loro saranno più belli di me. Poi quel figlio ancora dopo sarà un po' bruttino. Ma io non lo vedrò, ma sarà morto. Perché deve essere bruttino? Sarà un po' bruttino lui. Però avrà tante altre qualità. Ah, vado, ragazze, sono con voi. E siate con me, con il vostro spirito. Amen. Vai. Primo piedino, secondo piedino, tutto quanto dentro. Oh, sta schiacciando tutto. Lo so. Ah, oh, si sta venendo. Ora però, dobbiamo farci veramente il bagno. No, sei buona. Amo. Com'è? Ragazze, è proprio un sollievo.
Cosa, amore? Cosa, amore? Me la pagherai cara. Cosa? Me la pagherai carissima. Amore! Fatta! Aspetta! L'ultimo. Ok, abbiamo fatto il bagnetto. Che bel bagnetto rilassante, vero amore? Ti sei rilassato, amore della mamma? Voleva chiudere il video, ma io l'ho fermato. Perché ovviamente, quale donna rimane per tutta la vita dentro la vasca? Devi alzarti, amore. Vai. No, questa è tosta. Questa è stata una gag nostra, sì, praticamente fino adesso, perché ancora mi prendo in giro. Guardate come facevo. Lei era nella vasca e faceva così. Tutta enorme. Vai, alzati. Adesso serio, tocca a te. Ma vai. Meno male qua c'è un appiglio. Vai. Io non ce l'avevo. Ma tu... Tostissima. Lo so. Vai, attento che scivoli, eh. E calcola che lì c'è una vita, quindi non puoi permetterti, certo, di scivolare. Certo, c'è una vita qui. C'è una vita. Ok, dai, direi che ce l'ha fatta. Questo video, secondo me, può finire qui. Date un voto qui sotto nei commenti. Quanto è stato bravo, secondo voi, da 1 a 10? Allora, team Sara, se siete il mio voto, io gli do 5-6 ore di duraggio. È vero. Sono le 3 di pomeriggio. Va bene, dai, ti do un 7 per me. Mi fa male la schiena, mi fa male tutto. Mettete qui sotto nei commenti il vostro voto a Vale. Fate finta che siete tutti dei professori. Un po' di compassione per me, per favore. Loro sono i tuoi professori. Un po' di compassione per me, grazie. Quindi richiedi almeno un voto, quanto vorresti avere tu? Io vorrei avere un bel 10. Vabbè, sì. No, sono un uomo comunque. Ci vediamo nel aspetta, devo dire una cosa. Cosa, amore? Vieni. Cosa? Se questo video arriva, la sparo alta. Cosa? Così prendiamo un po' di tempo. Avete tempo, un po' di tempo. Arriva a 30.000 like, quindi è tanto. Vado a cercare nell'hard disk i video, gli ultimi video della sua gravidanza che nessuno ha mai visto, sono inediti. No, sono Natale in gravidanza, tutto gennaio, gli ultimi 2 mesi, ottavo e nono mese no, di gravidanza. No, raga, ve prego. Ho tante sono riprese obesa. E non sono in una camerina, sono e non obesa. L'abbiamo mai messa da nessuna parte. Quindi se le volete un dai, like grazie, per ma che grazia, amore, bellissima, smettila. Dai, la donna più bella di gravidanza che abbia mai visto. Ragazzi, no, dai, lo sai. Ci vediamo al prossimo video, mettete like se volete questi video della gravidanza e soprattutto mettete like per il bebè, la mia piccola Luna. Ah, oh, gli ha dato un bacio alla mia piccola Luna. Vale. Non ti chiamavo Vale, ti chiamavo amore. Ah, giusto. Ciao ragazzi.